Buonasera, sono Sandra De Lillo e mi occupo di animazione dell'Alto Salento. Noi siamo qui stasera a Villa Castelli per presentare i tre bandi in scadenza dell'Alto Salento. I bandi si riferiscono agli operatori del settore. Abbiamo l'intervento 3.2 che si riferisce ai B&B, gli affittacamere, gli agriturismi, cioè la piccola ricettività. Questo bando ha scadenza a maggio, il 18 maggio sul portale SIAN e il 23 maggio per quanto riguarda la documentazione cartacea presso il Galalto Salento. Che cosa si può fare con questo bando? Con questo bando fondamentalmente si può ristrutturare una struttura già esistente, perché bisogna essere iscritti già presso la Camera di Commercio ed avere un codice ateco attivo. E quindi si può ristrutturare, si può ampliare, si possono sistemare le porte, le finestre, l'impianto idrico fognario. Poi abbiamo un altro bando che è per i servizi al turismo, noi lo chiamiamo intervento 3.1 ed è per le start-up, per quelle aziende che fondamentalmente nascono, quindi sia per quelle che nascono sia per quelle che sono esistenti, che vogliono comunque attivare un nuovo codice ateco e diversificare l'attività. Inoltre abbiamo un altro bando, che è l'intervento 6.3.6.4, che riguarda tutti gli altri settori, che sono l'artigianato e il commercio. Anche questa è una start-up e quindi si può sia fare un'attività ex novo oppure attivare un nuovo codice ateco per diversificare l'attività già esistente. Questi bandi scadono tutti a maggio. Ci sono degli importi che sono con un conto capitale del 50%, per le start-up c'è un contributo a fondo perduto di 10.000 euro per quanto riguarda il bando dei servizi e di 15.000 euro per quanto riguarda il bando degli artigiani e del commercio. Iniziative. Il messaggio che io voglio lanciare ai giovani alla presenza della nostra città è dire: credeteci pure voi, perché noi ci stiamo credendo. Se voi date il 10%, noi dobbiamo fare il 90%, mi rendo conto. L'istituzione deve essere sempre quella in prima fila. Lo stiamo facendo, lo faremo ancora di più. E come sindaco, come amministrazione, saremo contenti quando vediamo che ci si aprirà ancora. Ripeto, l'iniziativa che oggi noi ci accingiamo a rivivere è per dare la possibilità, attraverso il GAL, dove noi siamo diciamo, attori principali come Comune di Villa Castelli, con vari finanziamenti che abbiamo ottenuto, sia pubblico, non ultimo il Calvario che abbiamo ristrutturato e altre opere, ma oggi siamo presenti qui per dare attraverso i bandi ai privati la possibilità di poter interfacciarsi sul nostro territorio, la nostra città, la nostra Villa Castelli, e magari aprire qualche attività che va da quella ricettiva, B&B e quant'altro, a quella commerciale, della ristorazione e via dicendo. Io l'unica cosa che mi sento dire come sindaco è vero, ci dobbiamo portare alle spalle, l'ho detto l'altro giorno in diretta, non possiamo più parlare Covid, non Covid, ormai è una situazione che sappiamo, che sì, andiamo avanti, però ci sono le cure adeguate. Oggi dobbiamo pensare a rilanciare l'economia, a rilanciare il nostro territorio attraverso quelle che sono le attività ricettive, attività di ristorazione e quant'altro, e quindi mi aspetto che dei giovani che si mettono in discussione, indipendentemente da quello che può essere poi il proprio lavoro,